Buongiorno a tutti amici di Terra Acqua. Buongiorno. È il terzo giorno oggi che sono in Sicilia. Sono partito da Palermo, poi sono arrivato a Licata, da Licata sono arrivato a Marsala. Ieri ho visitato Trapani, delle cose, ragazzi, pazzesche, stupende, che poi dopo vi racconterò meglio quando i video saranno pronti. Gamberi rossi, tonni, storia e cultura di Trapani, e oggi mi trovo a Marsala. Sono a casa di un giovane chef marsalese, Giovanni Maltese. Innanzitutto ti ringrazio. Grazie a voi per essere venuto. Sono qui a imparare questa fantastica ricetta tradizionale trapanese che adesso lo chef ci spiegherà. Buongiorno amici di Terra Acqua. Io sono lo chef Giovanni Maltese e oggi vi presenterò le busiate con il pesto alla trapanese. Eccoci qui, vediamo gli ingredienti, le nostre busiate con semola di grano duro, il nostro pecorino siciliano, le mandorle d'avola, il sale delle saline di Marsala, l'aglio di Nubia che in questo periodo di giugno avviene la raccolta, quindi freschissimo, olio extravergine d'oliva della provincia di Trapani e il fantastico basilico fresco. Adesso andiamo alla preparazione. Strumento importantissimo è il burtaro, come si dice da noi. Andiamo a utilizzare il nostro aglio, un paio di spicchi d'aglio fresco. L'aglio di Nubia, vero? L'aglio di Nubia. È un aglio eccezionale, è un aglio davvero unico nel suo genere. Un po' di sale. Ok. Il nostro pomodoro che precedentemente abbiamo fatto bollire subito in acqua e ghiaccio, lo andiamo a pelare e togliere i semi all'interno. Perfetto, quindi è del pomodoro sbollentato e privato dalla pelle. Esatto. Molto bene. Giovanni, come si chiama questo, hai detto? Muttaro in siciliano. Muttaro, fantastico. Andiamo a schiacciare. Ok. Questo movimento. Per creare appunto questo pesto. Guardate il mortaio che è proprio è tradizionale, no? Quindi come si faceva una volta, giusto? Questa è la ricetta senza usare antica, diciamo come facevano le nostre nonne, la nostra mamma. Senza usare la tecnologia, no? Mettiamo anche basilico fresco. Qualche foglia di basilico. E continuiamo con questo movimento. Appunto per andare a creare questo condimento che lo utilizzeremo con le busiate, però si possono anche fare delle bruschette, è davvero ottimo. Guarda, mi sta già arrivando a sentire il profumo del basilico. Il basilico siciliano è anche l'aglio fresco. E l'aglio. Ecco qui. Benissimo. Mettiamo anche l'olio d'oliva freschissimo. Ok. Prodotto proprio è un piatto che in estate è fantastico, vero? Sì, appunto ha una freschezza. Fresco, semplice, ma nello stesso tempo è davvero una gran bontà. Ecco qui. Bene. Adesso continuiamo la nostra ricetta, diciamo facendo cuocere la pasta, non dimentichiamo di mettere il sale nell'acqua. Adesso che l'acqua è arrivata a ebollizione, andiamo a mettere giù una porzione delle nostre favolose busiate. Wow, che fantastico! È una grandissima emozione per me essere qui da Giovanni a vedere questo piatto tradizionale. Guardate queste busiate come sono fantastiche, ragazzi.
È un piatto che mangiavi spesso da bambino, vero? Ma fa parte della tradizione. Mia nonna me l'ha sempre fatto e adesso ho il piacere di poterlo fare io. E per me è un grandissimo tradizione, onore. Sì. Per me è davvero un grande onore. Trascorsi 5 minuti, andiamo a scolare le nostre busiate. Bellissime, bellissime. Adesso andiamo a mantecare le nostre busiate con il pesto fresco. Guarda che belle, sono fantastiche, Giovanni. Che profumo. Buonissimo. Questo pesto, che profumo. Non vedo l'ora di mangiarle. Lo sento fino qua. Aggiungiamo anche un po' d'olio. Giovanni, insegnami. Adesso si mantica così, giusto? Si aggiunge l'olio, ok. Per rendere più cremoso questo piatto. Giovanni, quando tornerò a Bologna lo rifarò. Adesso vado ad impiattare. Che bello sto piatto, Giovanni, fantastico. Questa è anche siciliana, siamo a Caltagirone. Ah, la ceramica di... Di Caltagirone, sì, che è una, wow, guardate qui. Una ceramica d'antiche tradizioni, guardate, siciliane. Che piatto. Completiamo con le nostre mandorle tostate e tritate, per dare anche croccantezza al piatto. Wow. Il nostro pecorino. Pecorino romano, siciliano, siciliano. Pecorino siciliano stagionato. Sono emozionato, Giovanni, scusami, ho fatto un errore. È il nostro basilico del mio giardino. Buon appetito. Le busiate col pesto alla trapanese sono pronte. Un grazie e un saluto agli amici di Terracqua. Alla grazie, prossima. Giovanni.